Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui in un nuovo video. Oggi video un po' diverso, postazione fissa e inizieremo a parlare. A parlare di un argomento veramente interessante e che vi ha incuriosito veramente tanto. Visto che spesso mi chiedete come mai fai video su YouTube, perché lo fai? Spesso anche i miei amici più stretti che mi vedono anche magari in palestra a girare con una telecamera, molte volte mi hanno posto ma perché lo fai? Allora, adesso vi spiego il motivo per il quale faccio video su YouTube. Partiamo con una breve introduzione, soprattutto per i miei nuovi iscritti e che non mi conoscono. Io sono Manvir, sono un personal trainer, sono riuscito a trasformare la mia passione nel mio lavoro e sono libero professionista. Ricordatevi quest'ultima affermazione. Al giorno d'oggi, nel 2021, è molto importante avere anche una buona immagine online, non solo nella vita reale ma anche su tutte le piattaforme social. Perché non sfruttarle? Perché non sfruttarle per qualcosa di utile? Appunto, come vi dicevo prima, essendo libero professionista, diciamo che comunque posso pubblicizzarmi anche su tutti i miei social. Infatti anche per questo vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove tratto molto della mia professione quotidianamente e vi faccio vedere tutto quanto. In più vedete anche i backstage di tutti quanti i video. Allora, adesso vi spiego come è partito il tutto quanto. Era il 2019. Il tutto è partito a luglio, se non mi ricordo male, ho pubblicato il mio primo video. In quell'anno avevo appena terminato i miei studi all'università, mi ero laureato, praticamente i miei familiari e la Roby mi hanno regalato la mia prima telecamera. Me l'ha regalata come regalo di compleanno, visto che compivo gli anni a giugno. Quindi da lì iniziai a girare video su YouTube. Vi dico solo che a me la TV non mi è mai principalmente interessata. Spesso guardavo proprio YouTube mentre mangiavo o comunque nei momenti di pausa, perché praticamente potevo decidere cosa guardare, ciò che mi interessava di più. E la piattaforma di YouTube mi ha sempre incuriosito, perché praticamente puoi trasmettere tutto ciò che vuoi e sei libero di fare quello che vuoi, ovviamente stando ai termini e alle condizioni di YouTube. Quindi da quell'anno iniziai a girare video di allenamento, vi facevo vedere ogni giorno ciò che facevo. Però dopo, col passare del tempo, ho detto: perché portare solo contenuti di allenamento che sono per una nicchia minore? Alla fine, se ci pensate, quante persone salgono in palestra e di quelle quante salgono seriamente, o quanti gli interessa veramente come ti alleni e come allenarsi veramente bene? Quindi feci una riflessione, anche io guardavo soprattutto i video intrattenitivi, quelli diciamo con argomenti molto più leggeri, e da lì decisi di portare anch'io challenge, video di cibo o comunque video divertenti. E infatti quelli sono video che interessano molto di più e diciamo li guardi ben più volentieri e spesso li usi come momento di svago. Anche ogni volta faccio proprio così, ragazzi, se devo essere sincero. E infatti, anche se andate a vedere, tra i video più visualizzati sul mio canale sono praticamente quelli dove mangio. E a proposito di questo argomento, spesso mi chiedete anche: ma se fai personal trainer, perché porti food challenge o video dove mangi tanto? Quello lo faccio proprio perché vi piacciono e me lo dimostrate ogni giorno, e soprattutto per me non sono difficili da fare, anzi sono divertenti. Ed è anche per spiegarvi che al giorno d'oggi, con tutte le informazioni che abbiamo, sarebbe veramente utile uscire un attimino dai schemi. Parlando in ambiente fitness, spesso ci sono ancora molti luoghi comuni, faccio alcuni esempi: mangiare i soliti tre alimenti in croce, allenarsi solo così, se fai qualcosa di diverso errato. No, il mio consiglio che vi posso dare è: approfondite questi argomenti e studiate veramente, non andate avanti solo per sentito dire. Quindi ancora ad oggi faccio video di vari generi, quelli di allenamento comunque c'entrano nell'ambiente fitness, alimentazione eccetera, perché praticamente è ciò di cui mi occupo quotidianamente, quindi quelli mi pagano direttamente, posso convertire eventuali spettatori in miei clienti, mentre quelli intrattenitivi o divertenti, perché comunque interessano alla maggior parte delle persone e quindi comunque anche la mia figura sui social cresce. Ecco, questi diciamo sono i motivi per i quali faccio video su YouTube. Ora arriviamo alla parte più importante, ed è diciamo una cosa che ho provato anche su me stesso, ed è quella di fregarvene delle critiche non costruttive. Spesso magari, come vi dicevo in precedenza, qualcuno mi dice: perché fai questi tipi di video? Non sono coerenti con gli argomenti di cui ti occupi come professionista. Infatti ragazzi, il mio consiglio che vi posso dare è: non guardate solo quello che la gente vi fa vedere o sui social o comunque su YouTube. La vita è un'altra cosa. Infatti ci si può creare un personaggio che appunto può essere totalmente differente dalla vostra persona vera e propria. E quindi il mio consiglio che vi posso dare è: fate ciò che vi piace e ciò di cui siete appassionati. Ecco, questo è circa tutto quello che volevo riassumere in questo video. Quindi spero che anche questo argomento vi sia piaciuto. Ultimamente sto notando che il mio profilo YouTube sta crescendo, anche perché ci sto investendo più tempo, più energie, e di questo sono veramente contento. Quindi appunto, per continuare così, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale e di mettere like a questo video se vi fosse piaciuto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!
When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut.